Tous les jours, à Gressoney, dans le petit atelier de Rudimer, une fine magie se réalise. Le tout roule vite et Rudy caresse le bois avec ses ciseaux, comme un habile magicien ferait avec sa baguette magique. Il la regarde avec douceur, sa créature, en train de se matérialiser sous ses yeux. Il joue, il s'amuse avec elle. Entre les deux, il y a une entente secrète et personne ne sait ce qu'il en sortira à la fin de ce jeu, de cette danse qui se reproduit inaperçue depuis 60 ans. Angefangen zu drehen, habe ich gehört, 10 Jahre. Und jetzt habe ich 70 Jahre. Das ist 60 Jahre, wo ich wirke mit der Drehung. Die Gewehrstube hat angefangen, mein Papa, es sieht, die Jahre 48. Ich bin geboren in dieser Gewehrstube und habe gern gewerkt hier. Da piccolino ho cominciato con uno sgabello sotto i piedi perché non ci arrivavo al tornio. Poi durante le ore di applicazioni tecniche che ci facevano a scuola si cominciava a usare il traforo, piccoli lavoretti e poi io ero nel mio regno qui, quindi gli attrezzi ne avevo e ci sono finito. Prima era un falegname un po' più serio, si facevano ambuserie interne, mobili, scale, un po' di tutto quel che serviva. Adesso che sono nonno faccio solo più le cosine che mi piacciono, che veramente mi divertono e basta. Tout comme cette jolie boule en bois, nos vies aussi roulent vite pour s'arrêter au hasard sur une nouvelle facette de notre existence. C'est à ce moment-là que quelque chose de vraiment inattendu se passe. Après avoir définitivement fermé son activité, Rudy raccroche sa veste d'artisan charpentier au mur pour enfiler un nouveau habit, fait de liberté et de passion. Ho chiuso perché in quell'anno, in quel gennaio, quindi l'anno scorso, avrei dovuto mettere il POS. E la cassa elettronica, a conti fatti erano più i soldi che perdevo che non quelli che guadagnavo. Ho scritto questo proprio per esercitare un po' il mio diritto al mugugno, perché forse sarei andato avanti ancora. Non ho smesso perché sono stanco di far qualcosa, non ho smesso perché ero stanco di subire questa burocrazia assillante. Quindi ho posato i miei registri al commercialista e ho detto basta, chiudiamo e io mi metto a giocare. Venire in falegnameria non è più andare al lavoro, ma è come un ragazzino che va al parco giochi. È la mia passione, il mio mondo qua dentro. Da bambino ho giocato poco perché si doveva far qualcosa che servisse, quindi ho fatto il pastorello come tanti altri bimbi e poi a 10-12 anni mi sono infilato in falegnameria, finite le medie a tempo pieno e allora adesso che sono bello datato e nonno adesso gioco. Questi cucù sono nati per un motivo ben preciso. Nei piccoli paesini sovente ci si dà un soprannome. E a mio nonno avevano dato il soprannome The Cooker. E quindi così una sera un po' spiritosa mi sono messo lì, ne ho fatto uno e l'ho messo sulla porta del mio laboratorio. E poi un bravo organaro mi ha regalato dei piccoli mantici recuperati da un organo e da allora ne faccio qualcuno. E sono proprio solo dei campanelli da mettere sulla porta. L'ultimo verco
etwas, was haben wir, die wir machen schon wohl, kannst du mit dem Hauptbuch wählen. Das Haupt ist wie ein Freiheit. Du bist frei. Du kannst auch Dinge weiter, kannst du andere Dinge. Das ist schön. L'origine di queste colonnine è russa. Sono fatte con due soli pezzetti di legno, non c'è colla, non c'è nulla, voilà. La leggenda dice che c'era un bimbo malato e non poteva uscire di casa e tormentava papà, gli chiedeva quando è che tornano gli uccelli, quando è che tornano le farfalle. E questo papà si è messo lì con un coltellino e un pezzetto di betulla e ha fatto un uccellino di questo tipo. L'hanno appeso alla finestra e poi dopo un po' la malattia del bimbo è passata, la primavera è tornata e da allora la leggenda dice che queste colombine portano bene.